tra le tante guerre che ci sono oggi nel mondo, c'è il problema anche del Myanmar. Sono 5 anni che equivalgono a 1825 giorni, a partire dall'agosto 2017, il periodo in cui sono esplose le violenze contro i Rohingya, minoranza etnica musulmana del Myanmar. All'epoca furono centinaia i villaggi distrutti e decine di migliaia i morti dopo gli attacchi compiuti dai militari governativi, mentre circa 738.000 sfollati fuggirono in Bangladesh. Altri 140.000 invece trovarono rifugio nei campi profughi birmani, come quello di Ah Lauh Yue, situato su un'isola remota e difficile da raggiungere. C'è ancora la foto di una signora che, arrivata a destinazione, tocca la riva del mare, si inginocchia sulla spiaggia, bacia la terraferma che finalmente ha raggiunto. Una foto di 5 anni fa che ha fatto il giro del mondo, non sappiamo questa donna, quale sia il destino di questa donna dopo il suo arrivo sulla terraferma, diversa da quella da cui fuggiva per le persecuzioni, eccetera. Ci auguriamo che abbia trovato la sua strada e possa essersi realizzata come persona e come donna. A distanza di 5 anni non si può dire migliorata la situazione dei Rohingya. Continuamente ci arrivano notizie di soprusi, di schiacciamenti di questa popolazione. Diciamo anche sotto il silenzio dei mass media. Siamo riempiti dalla mattina alla sera della guerra che è in corso in Ucraina, perché là ci sono nostri interessi diretti. Pensiamo semplicemente al grano. L'Ucraina è il serbatoio del grano di mezzo mondo, ci sono grossi interessi in gioco lì, e allora bisogna parlare di questo. I Rohingya non hanno niente da darci, niente da farsi sfruttare, da farsi rubare dai noi occidentali. Non compaiono nei telegiornali tutti i giorni come si parla dell'Ucraina. Sono un popolo che non esiste, semplicemente. E mentre la giunta militare al potere a Yangon proroga lo stato di emergenza per altri 6 mesi, tra gli sfollati Rohingya cresce l'allarme delle malattie mentali. Le donne che sono sfruttate, che sono violentate, gli uomini che sono senza speranza e che giorno per giorno devono cercare di capire come mangiare e far mangiare la propria famiglia. E quindi ecco l'equilibrio psicologico che salta. C'è il rischio dell'aumento di malattie mentali, di gente sbalestrata che crea problemi a sé e agli altri. Ma soprattutto è il problema dei bambini, che sono costretti a vivere in capanne fatte di bambù, che volano via al primo colpo di vento. Vivono in condizioni igienico-sanitarie deprimenti, con sovraffollamento, in condizioni igienico-sanitarie rese difficilissime. Mancano i beni di prima necessità, mancano i servizi sanitari, igienici. E nei campi profughi gli incendi sono all'ordine del giorno. Le restrizioni imposte da 2 anni di pandemia da Covid hanno aggravato ulteriormente la situazione. La maggiore parte dei rifugiati non ha accesso al lavoro, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Ogni giorno è una lotta per il cibo, per la sicurezza, nella disperazione. E soprattutto le donne e le ragazze sono maggiormente esposti a questi rischi. Questo dramma di queste persone, di questa etnia, di questa unità sociale, civile, diciamo così anche statuale, questo dramma non fa parte delle cronache
dei nostri giornali, dei nostri mass media. Anche su questo noi siamo invitati a riflettere, cercando per quello che possiamo di conoscere la realtà dei Rohingya ed interessarci perché maggiore possa essere la solidarietà dell'Italia, dell'Europa per queste popolazioni. Ancora una volta, il discorso sulla democrazia. Uno Stato democratico se lavora per il bene di tutti i cittadini del mondo. Non si può essere democratici se si fanno selezioni di persone da accogliere o da aiutare. Siamo di fronte a situazioni educatamente e elegantemente dittatoriali, ma non siamo in società democratiche. E anche su questo dobbiamo cercare di riflettere.